Perché il fascismo ebbe successo? Allora, cominciamo da alcuni dati. Alla fine del 1919 gli iscritti ai fasci di combattimento erano 870. L'anno successivo diventano 1000, nel 20 sono ancora 1000. Nel 21, verso l'autunno del 21, sono già 187.000. Nell'ottobre, prima della marcia su Roma, nell'ottobre del 22 hanno raggiunto la cifra di 330.000 iscritti. I deputati, alle elezioni del 19, zero. I fasci di combattimento non prendono nemmeno 5.000 voti. Ricordiamo che nelle elezioni del 19 il Partito Socialista prende 1.800.000 voti e ancora di più. Nel 21 sappiamo che i fasci di combattimento entrano in Parlamento con circa 35, poi ci sono varie versioni, comunque 35 deputati. Nel 24, ve lo dicevo prima, entrano in Parlamento 275 deputati del Partito Nazionale Fascista, ovvero la maggioranza assoluta, che poi con gli alleati diventa una maggioranza dei due terzi. Un altro dato è molto interessante, ed è quello degli iscritti al sindacato, in particolare alla CGIL, che dai 2.200.000 del 1919 scendono nel 22 a 400.000, mentre il nuovo sindacato fascista, perché il Partito Nazionale Fascista istituì, fondò anche un sindacato fascista. Scusi, nel 1921 quanti erano gli iscritti? Stiamo parlando dei sindacati. La CGIL nel 19 era arrivata, tra il 19 e il 20, a 2.200.000 iscritti, scende invece nel 22 a 400.000, mentre il nuovo sindacato fascista nel 22 ha già 500.000 iscritti, quindi supera la CGIL, diventa il sindacato numero uno, maggiore per numero di iscritti. Il Partito Socialista Italiano, altro dato significativo, dall'oltre 32% nelle elezioni del 19, scende addirittura nelle elezioni del 24 al 5%. Insieme, nelle elezioni del 24, insieme il Partito Socialista Italiano, il Partito Socialista Unitario di Turati e Matteotti, il Partito Comunista raggiungono a malapena il 15%. Quindi un successo enorme in pochissimo tempo, in pochissimi anni. E dunque è un problema storiografico molto importante, ma anche molto interessante. Come si può cercare di risolverlo? Allora, considerando tre fattori, per così dire, esterni, oggettivi, rispetto alla
politica di Mussolini, e invece tre fattori interni, ovvero relativi alla politica di Mussolini e in generale dei fascisti. I primi tre ve li enuncio innanzitutto: la destabilizzazione istituzionale, l'errore della politica di Giolitti, l'errore politico di Giolitti e in generale dei liberali, tre, l'errore politico di Turati, analizziamoli meglio. Allora, esterni, giusto? Sì, esterni, oggettivi, cioè dipendenti dai concorrenti, dalla situazione oggettiva, oppure dai concorrenti, dai competitori di Mussolini e del Partito Nazionale Fascista. Allora, destabilizzazione, ne abbiamo già parlato, destabilizzazione istituzionale dovuta a che cosa? All'aumento del numero dei partiti, all'introduzione del sistema elettorale proporzionale che, come sapete, ebbe come risultato, come prodotto finale, l'estrema frammentazione delle rappresentanze parlamentari, il venir meno di una maggioranza, non solo certo il venir meno della maggioranza liberale, ma anche di qualsiasi altra possibilità di maggioranza che non fosse quella della coalizione tra liberali e popolari, che però sappiamo era una coalizione conflittuale e quindi debolissima, che porta a partire dopo Giolitti, porta dopo il fallimento del governo Giolitti, con i governi Bonomi e Facta, alla paralisi dello Stato. Il governo non è in grado di governare e quindi lo Stato liberal-democratico è paralizzato, non agisce, non c'è. Detto in altri termini, si determina un vuoto di potere che, come tutti i vuoti di potere, impone di essere occupato. Secondo, l'errore politico di Giolitti e in generale dei liberali, in particolare di quelli progressisti, ovvero, lo sappiamo, soltanto si tratta di ribadirlo, credere di poter utilizzare il fascismo per indebolire i socialisti e rafforzare la centralità del Partito Liberale e quindi ottenere una nuova maggioranza liberale, anzi una maggioranza addirittura più ampia, questo era il sogno di Giolitti, e al tempo stesso credere di poter legalizzare il movimento fascista, cioè di poterlo includere nello Stato liberal democratico, di poterne fare un elemento subordinato rispetto appunto alla leadership liberale, un pilastro della leadership liberale, però appunto questo progetto si dimostrò completamente infondato, però sappiamo permise a Mussolini, al fascismo, di trovare, per così dire, possiamo usare un cavallo di Troia per entrare nel Parlamento, attraverso il blocco nazionale, la lista liberale centrista proposta da Giolitti, appunto il cavallo di Troia, i fascisti riescono a entrare in Parlamento e quindi poi
in questo modo ad avere non solo una legittimità istituzionale, ma anche naturalmente una cassa di risonanza molto più ampia. Diventano molto più visibili a livello di giornali e quindi di opinione pubblica. Possono chiaramente svolgere meglio, con più effetto, con più efficacia, la loro propaganda. Terzo fattore, per così dire, esterno. L'errore politico invece di Turati, che anziché uscire dal Partito Socialista Italiano sempre più a guida massimalista e anzi parabolscevica, quindi una linea politica totalmente in contraddizione con il riformismo socialista turatiano, anziché appunto uscire nel 19, nel 20, nel 21 per offrire invece i propri parlamentari socialisti e riformisti a Giolitti e quindi formare sicuramente una maggioranza e un governo più omogenei e quindi solidi, capaci di governare, prima continua a rimanere all'interno del Partito Socialista Italiano a guida ipermassimalistica, poi quando è troppo tardi, nell'ottobre del 22, invece decide la scissione, indebolendo ulteriormente l'opposizione nei confronti del fascismo e quindi, in questo senso, più in generale, la mancanza di un'opposizione di sinistra, ma non solo, perché l'opposizione era frantumata, divisa. No, la sinistra era divisa in tre tronconi, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Unitario, Partito Comunista, che oltretutto erano, come vi avevo detto, in conflitto tra di loro, che oltretutto si facevano la guerra, come i famosi capponi di Renzo, no? Prima di essere consegnati e quindi decapitati. Però sono molto più forse interessanti invece i fattori soggettivi, interni, ovvero quelli che la capacità che ebbe Mussolini, il fascismo, di imporsi. Quali sono questi fattori? Primo, la paura, per non dire la fobia, della rivoluzione bolscevica. Due, il rigetto del disordine sindacale, sociale, ovvero il bisogno di ordine, di sicurezza. Tre, il nazionalismo, o meglio ancora, poi lo vedremo, l'espansionismo nazionalistico. Primo, paura, fobia, cioè paura esagerata, paura quasi patologica della rivoluzione russa comunista bolscevica. Mussolini sfrutta alla grande questa fobia, avvalorandosi come colui che era in grado di impedire la rivoluzione bolscevica. L'unico argine, l'unico muro alla possibilità reale che in Italia si imponesse un regime comunista filo sovietico. Ne avevamo già parzialmente parlato, chiarisco ulteriormente.
nel biennio rosso in particolare, in realtà non c'erano le condizioni oggettive da un punto di vista storico odierno. Sappiamo che in generale, non solo in Italia, ma in Europa, non c'era una situazione nemmeno lontanamente simile a quella della Russia nel 1917. In particolare per quanto riguarda l'Italia, l'Italia non era sconfitta, ma comunque no, era uscita vincitrice dalla guerra, ma anche la stessa Germania. Nella stessa Germania, nel gennaio del 19, i comunisti tedeschi tentano a Berlino un'insurrezione sull'esempio dei bolscevichi russi, ma vengono immediatamente stroncati dall'intervento di truppe organizzate, non proprio ufficialmente dall'esercito, ma organizzate dall'esercito, anche con volontari, in base a un comando del ministro socialdemocratico degli interni del nuovo governo post secondo Reich. Perché? Perché comunque in Europa le istituzioni reggono, a differenza che nella Russia del 1917. In particolare gli eserciti, l'esercito tedesco, nonostante la Germania fosse stata sconfitta, l'esercito tedesco non aveva perso credibilità né forza, e quindi era in grado di intervenire, anche perché si era visto cosa era successo a San Pietroburgo, cosa era successo a Mosca, cosa stava succedendo in tutta la Russia, e quindi erano anche, si era anche più preparati. Lo stesso quindi vale per l'Italia. Dunque, già nel biennio rosso, comunque, quando sembrava fosse più possibile, quantomeno in Italia, in realtà non c'era alcuna possibilità. L'esercito sarebbe intervenuto immediatamente e avrebbe sgominato i socialisti che tentavano la rivoluzione. Questo ragionamento vale a maggior ragione dopo il biennio rosso, no? Cioè, dopo il 20, dopo l'occupazione delle fabbriche, in realtà era già cominciato un riflusso, ovvero nessuno, anche tra gli stessi socialisti, tra gli stessi massimalisti, era venuta meno la fiducia nella possibilità di realizzare veramente una rivoluzione. Ciò non toglie che i massimalisti, inneggiando a Lenin in tutte le manifestazioni, scrivendo sull'Avanti "faremo la rivoluzione come in Russia, dobbiamo organizzarci, dobbiamo usare la violenza, dobbiamo instaurare anche in Italia la dittatura del proletariato", naturalmente non riuscirono a fare la rivoluzione, non ci sarebbero comunque riusciti, ma riuscirono a diffondere il panico della possibile rivoluzione, e quindi fornirono ai fascisti un'ottima arma per poter ottenere consenso e quindi affermarsi sempre di più. Appunto, siamo solo lo Stato è paralizzato, solo i fascisti armati sono in grado di impedire la rivoluzione comunista. In realtà questo pericolo, lo sappiamo, non c'era, però un conto è la realtà oggettiva, un conto è, come ben sappiamo, la percezione soggettiva. Quindi questo è uno dei primi motivi per cui, come Lenin, come poi Hitler, anche Mussolini è innanzitutto e soprattutto un grande demagogo, cioè un grande manipolatore delle masse, un grande propagandista delle proprie idee, capace di sfruttare gli argomenti più efficaci, più persuasivi, indipendentemente dalla loro oggettività, dalla loro fondatezza. Seconda
secondo fattore, il bisogno di ordine. Al di là dell'aspetto rivoluzionario, il biennio rosso, come sappiamo, si era caratterizzato per un'ondata di scioperi che in molti casi avevano colpito anche ovviamente i trasporti pubblici, gli uffici pubblici, creando disagio, diffondendo disagio su gran parte della cittadinanza, in particolare la piccola borghesia, ma anche rispetto alle stesse classi lavoratrici, perché se il tram non funzionava, se il treno non funzionava, anche i pendolari operai ne subivano le conseguenze. Si parlò sui giornali di allora di scioperomania, e quindi proprio questa situazione di sciopero continuo di, e quindi anche di disordine, manifestazioni, scontri, perché le manifestazioni comunque anche per l'intervento degli stessi fascisti quasi sempre si risolvevano in scontri violenti, con feriti, morti. Tutto questo appunto fa sì che in gran parte della popolazione italiana ci fosse un bisogno di ordine e di sicurezza che viene utilizzato da Mussolini e dai fascisti per appunto promuovere le proprie idee e la propria scalata al potere, garantendo appunto la fine degli scioperi, in particolare nel settore pubblico. E infine, e concludo, il nazionalismo, che forse però fu l'arma più potente, almeno dopo, sicuramente dopo la presa del potere, cioè Mussolini ebbe la capacità di illudere gli italiani che il Regno d'Italia sarebbe potuto diventare come l'antico impero romano, cioè avrebbe potuto dare origine a una grande espansione imperiale, naturalmente rendendo ricchi e potenti tutti gli italiani. E questa, come vedremo poi ognuno di voi sarà in grado di giudicare, fu sicuramente la sua promessa più demagogica e più rovinosa.